oggi un tag a tavola con lui o con lei. Cucina virtuale. Oggi cosa faremo? Un tag? Un tag che abbiamo inventato noi. Sì, perfetto. Allora, diglielo dove l'abbiamo inventato. In bagno? No, in macchina? In macchina. Allora, giusto. Durante le file, in cucina, al traffico, cosa facciamo? Vi pensiamo e creiamo i tag. Bene, quindi questo è un tag tipicamente originale, non importato dall'America, dall'Inghilterra, questi stupidi tag che dovete tradurre. Questo è un tag che potete riproporre anche voi a casa. E si chiama a tavola con l'altro. O con lei. In pratica è di si sintetizzano un po' quelle che sono le abitudini della persona con cui mangiamo nella nostra tavola. Allora, dai, diciamo, sono solo 12 domande, la fila non era poi così lunga. Al grido di a tavola, chi è il primo a sedersi e l'ultimo ad arrivare? Il primo a sedersi sono io. L'ultimo io. Giusto, vero. Allora, tra di noi il primo a sedersi è lui, no, che si è seduto. Anche tu sei l'ultimo a sedersi. Io l'ultimo, sì. Tu il primo. Sì, infatti, io sono il primo. Lui è seduto, vi dirò di più, lui si siede prima di dire io a tavola. Prima che si è apparecchiato. E già ha mangiato, se io ho la sventurata idea di mettere, che ne so, l'insalata di pomodorini già al centro della tavola e il pane, è finita. Io trovo metà insalata e metà della razione del pane per tutta la famiglia, perché già Gabriele ci ha dato sotto pesante. Enzino è l'ultimo, che sta fino all'ultimo Enzino a giocare. Enzino, deve essere chiamato. Quante volte ti chiamiamo? Enzo, Bravi. Voglio giocare. Io sono la penultima, cioè dopo che ho razionato il rancio alla truppa mi siedo anch'io. Seconda domanda, pronti, partenza, via. Chi spazzola per prima il piatto? Lei, vabbè, ma tu papà, lei, perché papà fa porzioni piccole. No, faccio porzioni piccole ma mangio anche velocemente. Mangi veloce, sì, hai avuto problemi anch'io con la guerra, tu hai vissuto la guerra. Ieri pizza. Veramente? Aspetta, dobbiamo dire le cose secondo giuste. Me questo qua è stato il problema, è che tu da piccola avevi la sorella che ti rubava le cose dal piatto. No, da piccola no. Da piccola. Allora, devo dire che la più veloce di tutti a mangiare è mia madre. Però, anch'io, siccome è a tavola con l'altro, in questo caso è con lui, tra di noi quella che è più veloce sono io spazzolo abbastanza velocemente, perché mentre lui si distrae, magari guarda un attimo il computer, si guarda in giro, si mette a chiacchierare con mia madre, io a tavola mangio, ho fame. Hai fatto e mangio bene. Allora, sono delle domande semplicissime, sì, veramente tu. Mi sto divertendo, vai. Domanda numero 3. Qual è la cosa che proprio non sopporti del suo modo di fare a tavola? Allora, per quanto mi riguarda nei tuoi confronti è che ti siedi sempre sul... Non, cioè, quando ti siedi non occupi con il sedere tutta la sedia, ti siedi sempre in pizzo. Che ti interessa? Ma fastidio questa cosa, perché quando infatti non ti deve passare dietro ti deve spingere, va, siediti certo bene. Certo, la cosa che mi dà fastidio ma che mi fa anche ridere di Gabriele è che tu lo capisci qual è il posto di Gabriele, perché prima è il prima del... Cioè, il prima è il dopo la bonifica, e il dopo è il prima della bonifica, delle zone lacustri, che ne so, di qualunque posto. Perché Gabriele si siede in un posto pulito e si alza che è una montagna di briciole tutto attorno, inondato da un paio di bicchieri d'acqua che mescendo e versando ha fatto cadere ogni giorno, ragazzi. E poi quando cambio la tovaglia, io la tovaglia la cambio con una frequenza di due o tre volte la settimana, ogni volta che cambio la tovaglia, no Enzo, Gabriele fa cadere il bicchiere con l'acqua, sapete che poi rimane l'alone preciso, quello che tutte noi vediamo. Battesimo la tovaglia, giusto. Quindi, ma non mi arrabbio, mi fa ridere, però mi fa Non è vero, sono molto pulito nel mangiare, invitatemi a cena e lo vedrete, pagate sì, voi. Sì. 4. Qual è il rituale che l'altro osserva biblicamente ogni volta che si siede a tavola? Tuo rituale, quando prima di sederti? No, una volta seduti a te, il rituale del pranzo. Mi pare che fai un inchino. Oppure ti lavi le mani con la cosa, con l'asciugamano caldo. Smettila! Metti l'asciugamano caldo sotto il collo. Qual è? Non ne fai rituale,
quale devi fare? È un'abitudine che hai. Io per esempio, se ho un risotto, una pasta molto calda, allargo molto bene sul piatto. Ma che rituale è? Questo lo fanno tutti. No, non lo fanno tutti, non è anche buona educazione, se proprio lo vuoi sapere. Ah no, allargare il piatto? No. Pensavo allargare le gambe. Dai, ma che cavolo! E allora, no, io ho questa cosa come rituale, per esempio, se ho una roba calda, la smettete! Se ho una roba calda sul piatto, me la allargo il più possibile affinché si raffreddi, e lo sto facendo anche con Enzo. Anche quando mangio un pollo? Anche cosa allarghi del pollo? Sta zitto, quando mangio, che ne so, un risotto, una pasta calda. Bene di pollo. Tu, il tuo rituale è versare l'acqua a tutti, lui non lo sa, ma lui appena si siede prende l'acqua perché? E per così la versi sulla tovaglia, hai più chance, capito? Cioè, posso fare su quattro persone. Allagamento a catena. Brava, vai. Vai apposta. Ci speri. Ogni volta che apparecchia l'altro, cosa dimentica di portare in tavola? Allora, quando apparecchi tu, manca sempre una cosa, te la posso dire? Ora mi levo veramente un sassolino. L'acqua! Non porti mai l'acqua, a me serve l'acqua, se no vai a bagno il tavolo. Allora, invece, quando apparecchia lui, quando porta la colazione lui, quando i tovaglioli mancano, di carta o di stoffa, i tovaglioli non li porta mai. Quando apparecchia lui, non porta mai metà della tavola, ma la cosa che puntualmente non porta è il tovagliolino. È così. Come è cambiato il tuo modo di stare a tavola da quando c'è l'altro nella tua vita? Come è cambiato il tuo modo di stare allora, a tavola? Allora, sicuramente il mio modo di stare a tavola prima stavo seduto sul tavolo. Dai, cretino! No, è cambiato. Non c'è la televisione, noi mangiamo senza televisione, quindi si dialoga a tavola, e quindi è cambiato in meglio. Ti posso dire questa cosa? Te l'ho detta. Allora, io ho avuto varie fasi dello stare a tavola. Quando c'era mio padre era un po' come adesso, ci sediamo tutti a tavola e prendiamo. E si parla. Nei 15 anni, nei 16 anni, no, nei 13 anni prima di sposarci, che non c'era più mio padre, non mi sedevo più a tavola perché mia mamma non faceva piacere l'assenza di mio padre, quindi io mangiavamo in studio e guardavamo la televisione così nel vassoietto. Che bel quadretto. Brutto, però per un periodo, diciamo che con Gabriele mi sono rimpossessata della camera da pranzo e del tavolo. Si mangia a tavola sempre. Lui ha cambiato anche l'abitudine, prima mangiava in cucina, ora mangio in camera da pranzo. Sì, ora mangio anche con le mani, prima mangiavo anche con i piedi. Arriva a tavola, il tuo lui o la tua lei trova un capello nel piatto. Reazione? Allora, faccio prima io. Sposta il capello e continua a mangiare. Certo, ma aspetta. No, prima prende il capello, lo alza in cielo e dice: "E questo che cos'è?" Proprio l'educazione fatta uomo. Io a quel gesto smetto di mangiare qualunque cosa abbia nel piatto, perché per me... non voglio anticipare la sua risposta. Lui però, dopo che ha fatto tutta sta manfrina, lo mette da canto. Vabbè, è più condito, e continua a mangiare. Lo schifo fatto uomo. Aspetta, questo solamente a casa, casa, certo. Poi fuori naturalmente no. Fuori io potrei essere ricoverata. Mentre Ombretta, se trova un capello nel piatto, si blocca. Lo guarda. Sì. Sto zitta. Perché poi il capello tra i due lo becca sempre lei. Perché io guardo, non si capisce, perché così. Ma poi lo riesce a trovare in mezzo, cioè mangia il tira e c'è il coso, e mangia il risotto e c'è una cosa pazzesca, niente, abbandona tutto e si alza, se ne va, in silenzio, io non faccio. E poi si arrabbia col proprietario del capello. No, io non faccio 3 ore di storie. Io poso la forchetta e ho finito di mangiare. Sì, veramente. La cosa più brutta che mi è capitata, lo sai qual è stata? Una volta a Treviso, in una gelateria. Quella volta ho rimesso. Sono andata in bagno e ho rimesso. Coppa gelato. Ha gomitato. Mangio tutto il gelato. Alla fine, sapete quando rimane il lattuccio del gelato? Al centro c'era un pelo che galleggiava. Volevo morire. Certo, l'altro lo stai mangiando tutto. Ho vomitato poi in bagno, tipo il piccolo diavolo. Ma tu che pensi che fosse? Peli pubblici? No, tipo il diavolo dell'esorcista. Peli pubblici? Non ho idea, smettila, mi sento male, sì, mi sento male, non voglio pensarci. No,
la cosa più schifosa. No, una cosa peggio è capitata a una mia amica. È la cosa più schifosa. Una delle cose più schifose. Quella della mia amica è la peggio. Raccontacela, raccontacela. È la cosa più schifosa che mi sia mai capitata. Parentesi. Parentesi amica? Diciamo il nome dell'amica. Come la si mia chiama? Amica si chiamava Mariangela. Eravamo a casa di un'altra mia amica. Che non dico chi è, se no si capisce. Diciamolo. No, da noi era un pranzo in campagna e da noi ci sono le olive cunzate che sono fatte, sono olive fatte in casa bianche che si aprono a mano. Le signore in campagna le spezzano a mano e poi nel mezzo ci sono peperoncini, quelle che abbiamo mangiato ieri anche in campagna noi, peperoncini, roba. Bene, questa mia amica mangia l'oliva, voglio vomitare, voglio morire, mangia l'oliva. Toglie il nocciolo, perché sono col nocciolo, e poi aveva un'altra cosa in bocca. Se la toglie, ed era l'unghia della persona che aveva scoccato. E fa, ma che è? E io, un'unghia! E tutti, Che schifo, questo brutto vizio di mangiarsi le unghie. Comunque, torniamo a noi. Io era più favorita. Ragazzi, vi giuro, sono passati 20 anni, io ancora ce l'ho davanti quella scena come fosse ieri. Che schifo. Come tutti i peli, fa schifo. Sì, come tutti i capelli che ho trovato nel piatto. Per me schifo. È la cosa più grave che possa succedere. Come preferisce chiudere il pranzo o la cena il tuo lui o la tua lei? A te piace chiudere sicuramente con un dolcino, che sia frutta o di più, con un dolcino, un cioccolatino possibilmente. No, meglio ancora gelato. Meglio ancora gelato, visto e indovinato. Poi io invece la stessa cosa. Tu un dolcino, tu cioccolata. Tu sei cioccolataro a fine pranzo. Gelato al cioccolato. Noi chiudiamo il pranzo sempre con qualcosa di dolce. Sì. Ma lui anche col caffè. Fai nell'ordine la classifica della portata preferita dal tuo lui o dalla tua lei. Per esempio, nel mio caso, Gabriele preferisce primo, dolce, no, mi rifaccio. Se è rustico, antipasto, primo, dolce e secondo. No. No, ho sbagliato. Se è rustico, antipasto, secondo, dolce, il primo lo metto per ultimo. Veramente? Ti giuro. Ok. Invece, il mio, la mia classifica? La tua classifica, se è rustico, anche tu antipasto, primo, dolce e secondo. Il secondo tu no? Dolce. Hai sbagliato. Dolce viene al secondo posto? Dolce viene al secondo posto. Ah, vedi. Invece se è un... Però se è un dolce di questi caserecci. C'è un dolce senza pelli. Ah, senza pelli. Dai, io preferisco, sì, in primis, allora per noi l'antipasto rustico in Sicilia si compensa in tutta Italia, ma no? Ma sì, dai. Salumi, salamini, formaggi, olive. Ieri eravamo a una scampagnata. Mi è capitata davanti la vaschetta delle olive. Meno male che non ho pensato. Buone erano, perché erano quelle nostre. Ragazzi, io avrei potuto pranzare con le olive e il pane. E il formaggio, un po' di formaggio. E un po' di formaggio, ma anche solo olive e pane. Vino. E un bicchiere di vino. Ma sapete cosa ha fatto ieri? Bagnava il pane nel vino, nel nero d'avola. Vedevo là che faceva... Buono! Bagna sempre il pane nel vino e poi... Non sai che cosa ti prendo, devo provare. E così con questa scusa si è mangiata mezzo chilo di pane e 3 bicchieri di vino. Ma quale? Non è vero, avevo un fondo di vino e un cozzo di pane. Il cozzo è la parte del culetto del filone, che è la parte migliore del pane di casa. E l'ho preso e l'ho inzuppato nel vino. Una vergogna, ieri è irriconoscibile. Ieri ero in modalità campestre. Quando sono in modalità campestre faccio cose così, rurali, veramente, quelle veramente, che ci vogliono. Veramente, fischiava alle pecore, sì, una cosa pazzesca. Bellissimo. Vai. È meglio a tavola se cucina? Tu, mamma! Io, decisamente. Che sei dolce. Che domanda facile, poi, dai, 11, andiamo. Le ultime due. A tavola, posti assegnati o ognuno si siede dove capita? E quale posto preferisci e perché sei così legato al posto e non cambi ogni giorno? Il mio posto... A tavola noi siamo con i posti assegnati. Bravo. Il mio posto è sempre accanto alla mamma. Però sono stati assegnati naturalmente per motivi... E poi sono diventati... O per motivi logistici e quindi poi sono diventati il mio naturali. Posto
questo è, quel, è sempre quello vicino alla porta, più vicino alla porta della cucina, quindi per me. E poi ho Enzo dall'altra parte. Lui per stare più largo è a capotavola. Io ho bisogno di spazio, sì, perché siccome faccio macchie grandi di acqua ho bisogno di spazi grandi. E perché non cambiamo ogni giorno? Perché non lo so, mi dà un senso mai di cambiato. Stabilità. Ho sempre avuto i posti anche in passato. Sì, non mi piace cambiare posto ogni giorno, io devo avere i miei luoghi, anche perché l'indomani che butta l'acqua nel posto macchinato. A te capita che quando ti senti nel posto di un altro assumi le sembianze dell'altro? No, strano. Speriamo non ti sieda mai nel posto di Bouclet. Allora, perché anche Bouclet ogni tanto si siede a tavola con noi e non storcete il naso, è la sedia accanto a lui e la fa salire. Bravo. Allora, se storcete il naso, ditelo a lui. Ce l'avete ancora? Beh, sta buona, seduta. Sì, se li staccate il naso. Questa è la domanda che ha fatto soprattutto Gabriele. A tavola usi il tovagliolo, la tovaglia, la manica, tre alternative valide purché siano di cotone. Il mio? Allora, io uso, solitamente uso la tovaglia, mi trovo bene. Sì, di cotone, di seta, quella da damascata mi piace. Io uso la tovaglia per poggiarci le stoviglie e non per asciugarmi la bocca. Ma prediligo, so che è un po' anti-ecologico, però sinceramente prediligo il tovagliolo di carta per il musetto. Perché a me, siccome uso il rossetto un po' perché, non so, il tovagliolo dovrei cambiarlo ogni giorno. Per come sono fatta io sono un pochettino schifiltosa in un certo senso, quindi non lo cambio ogni giorno e prediligo usare quelli di carta. E invece tu sulla tovaglia no. O sulla manica? Questa è interessante, no. Questa lienza è interessante. Sentiamo. Tu come li pulisci? I denti me li lavo come vuoi. No, quando mangi. Quando mangi che ti sporchi la boccuccia. Come ti pulisci? Diglielo ai nostri amici. Col tovagliolo. Bugiardo. Lui si pulisce, sapete come? Le mani. Con la oppure, mano. Oppure se ha la mano sporca così su sua madre. Uguale! La volta scorsa avevo la giacca del tailleur. Con la cotoletta, sì, sporco del tutto della cotoletta, bene. Così ha fatto. Ecco, quindi vedete, anche le domande che sembrano più assurde hanno sempre un perché. Fateci sapere, postateci delle foto dei vostri mariti. Chi tagliamo? Insomma, fateci sapere le vostre abitudini a tavola, anche se non avete un lui o un l'altro. Io pretendo di foto di persone, mariti, mogli, che si asciugano in vari modi il muso. Voglio vedere. Postate anche la foto quando versate qualche cosa per non farmi sentire da solo, perché non sarò da solo. Hashtag il bicchiere mezzo vuoto ha il suo perché. Fateci sapere chi di voi versa ciclicamente, puntualmente il bicchiere d'acqua sulla tovaglia appena cambiata. Dai. Spero che questo video vi abbia divertito. Noi ci incontriamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao. Bagnate. Bagnate.